amici, che temo esser sorpresa da miei fratelli sì bizzarri e strani. Addio, Simone, che ci vedremo domani. Ma cospetto di Bacco! Son pur due mesi adesso che in casa vostra abbiam stanza e quartiero, e tuttavia si teme se siam trovati due momenti insieme. Sapete pur chi sono i due fratelli miei? Sono due pazzi, due storti, due malotti, due grandi cattume. Che importa a me, sian pure, io li farò tremare. Al fin si tratta di farvi sposa mia. Si tratta fine che possa anch'io sposar questa ragazza. Uè, siamo sei maggiore, egli mi ammazza. L'ammazzeremo a lui. Li svuoteremo a queste nozze entrambi. Non fateli strambi, chi per fa queste nozze non mai lavora. E furbi rio ci vola. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non degli miei padroni, perché fu maltrattato da suo cognato al tempo e l'altro poi per dimore del primo. Ora sono dei mari, nemici delle donne. Oh, che somari! Dunque, che vuoi tu fare? Fale innamorare. Di chi? Di qualche vecchia che sappia farla bella. Non aspettate voi, vostra sorella. Arriverà a momenti. Fate che parli amico più presto che potete. Fate che voli anche la regolare sia mio modo. E non temete che noi ci sposeremo quando volete. Quando non vuoi che questo, io farò tutto e presto. Ola Simone, all'osteria vicina smontar de mia sorella. Ivi l'aspetta, va a avvisar Ninetta subito che sia giunta. E sia tua cura che le possa parlar senza paura. Benissimo, signore. Ma quando avranno parlato queste due volghi insieme, io dubito di pioggia e di tempesta, e tutti ne diranno: guarda la testa,